Quando parliamo di latte art avanzata, sicuramente andiamo a toccare diversi argomenti. Innanzitutto il primo è la montatura di latte, che è diversa da un latte art base, quindi una montatura sicuramente molto più elastica, in gergo molto più bagnata. Poi l'utilizzo di una tazza, ovvero di un contenitore dove poter versare. Abbiamo diversi contenitori in questo caso, da quelli da competizione molto più larghi, da 300 ml anziché quelli standard da 150-180 ml, e delle forme diverse che ovviamente comportano un disegno per forza di cose diverso, ovvero tazze molto più aperte con una maggior superficie ci potranno spingere a decori molto più complessi, inserendo in tazza diversi argomenti come una rosetta, un tulipo, un cuore, tutti messi assieme. Tazze leggermente più ristrette, con un cono più stretto, con le pareti che salgono a vertice, daranno la possibilità di inserire all'interno disegni di una minor complessità, ma pur sempre con un alto numero. Quindi a questo punto lascerei davvero la fantasia del barista affinché possa mettere in queste tazze quello che ritiene più opportuno. Ovviamente questa pratica determinerà sempre di più un risultato migliore in tazze, quindi l'appeal e il gradimento da parte del cliente.